Oggi è proprio la giornata giusta per aprire e guardare insieme il contenuto della scroll box di dicembre. Ebbene sì, siamo ancora alla scroll box di dicembre e quella di gennaio non è arrivata, perché oggi è comunque una giornata piovosa e per quanto io adori questo clima, adori questo tempo, in generale però quando è un po' grigio, un po' di colore ci sta bene. E quindi iniziamo subito dall'adesivo del mese, dalla card del mese con l'artista del mese e sinceramente questo non è affatto il mio genere, no, però va bene. Penso sia arte e questo appunto è l'artista del mese che ha creato questo fantastico disegno con i prodotti della box. E poi come al solito abbiamo lo scroll zin che è molto molto utile perché ci fa, a parte la panoramica dei prodotti, caramella mangiata ovviamente, ci parla dell'artista del mese, ma soprattutto contiene tutti i trucchettini per usare al meglio il prodotto, diciamo, più particolare che è presente nella box. E in questo caso abbiamo questi colori a cera, ma poi vi dico un po' di disegni delle box scorse e poi un po' di informazioni varie. E quindi diciamo che per quanto riguarda l'introduzione ci siamo. Iniziamo subito dalla descrizione che ci fa la nostra card del mese di dicembre. Ci dice che questo mese vogliamo portarvi un spruzzo di colore alla fine appunto di questo anno, perché appunto è la box di dicembre, che risulta essere molto strano e abbastanza triste. Adesso è tempo di rimettersi praticamente al lavoro, esprimendo tutte quelle frustrazioni e reprimendo praticamente, e il fatto comunque di avere comunque represso molte emozioni e di trasformare questi sentimenti un po' negativi in qualcosa di bello. Usate il contenuto di questa box per diciamo, dipingere, quindi in un certo senso un po' anche buttare via le vostre preoccupazioni e di mostrarvi così pronti per un nuovo anno migliore, speriamo. Provate a non preoccuparvi molto dei dettagli o del risultato finale, ma utilizzate insomma quello che vi viene in mente di fare per esprimere emozioni e sentimenti e fate sì che i marker, quindi questi bellissimi, fantastici pennarelli, facciano il loro lavoro e le linee, insomma, del vostro lavoro, di modo appunto che siano quelli a parlare piuttosto che il soggetto. Quindi esprimete voi stessi, perdetevi nei vostri pensieri e create. Prima di passare, diciamo, al prodotto clou di questa box, che sono questi crayon, passiamo alla matita, perché, ebbene sì, non c'è scroll box quasi mai senza matita, e questa è la Faber-Castell Gold Faber Pencil 6B. E questa matita è di alta qualità, molto versatile, fatta di grafite, che ha un, diciamo, centro, quindi questa mina, molto soft, quindi molto leggera, perfetta per esprimere voi stessi con gli sketch. È praticamente una grande aggiunta, lo dicono tutte le volte, alla vostra collezione di prodotti artistici ed è perfetta comunque per fare appunto gli sketch. E la forma esagonale e il fatto comunque che sia resistente anche agli urti garantisce appunto proprio quella garanzia, diciamo, classica di Faber-Castell,
del loro appunto processo di, diciamo, fattura di queste appunto matite, che vi permette appunto di accompagnarvi durante tutto il vostro percorso, insomma, artistico. E c'è scritto che loro, questi della Scroll Box, amano moltissimo queste strisce dorate e molto di classe, eleganti, insomma. Questa è la matita. Poi abbiamo questa gomma, che era praticamente contenuta in questa confezione, ed è appunto questa, ed è la Derwent Kneeable Eraser. Derwent è una marca che c'è molto spesso nelle Scroll Box, e questa è una gomma morbida e flessibile, e infatti è molto malleabile, che è perfetta per cancellare, ma anche per alleggerire un po' le tonalità e i colori. E questa è adatta soprattutto per la grafite, per i pastelli e per le matite colorate, e può essere utilizzata quindi per creare molte tecniche di cancellazione, ed è perfetta quindi anche per i punti luce, per la piumeggiatura, quindi credo proprio la, non so, una tecnica particolare, e per la levigatura. Inoltre io aggiungo, non lascia troppi residui, il che è perfetto. Sì, è una buona gomma che non fa macchie. E poi c'è questo pennello, che è il Royal Lagnicel Tachyon Brush. Questo brush è di alta qualità ed è creato in modo, diciamo, artigianale, ed è adatto per ogni tipo di prodotto a base di acqua, ed è anche facilmente pulibile con sapone e acqua, e il che appunto toglie ogni residuo di colore, ed è a lunga durata, e anche garantisce appunto, insomma, il suo riutilizzo per molte volte. E poi in aggiunta a tutto ciò abbiamo questo album fatto di 12 fogli, che è il Derwent Watercolor Pad di 300 grammi. Questo è praticamente sviluppato soprattutto per le matite, i colori comunque quelli solubili in acqua. Ha una grana molto liscia ed è perfetta infatti per i colori solubili in acqua, per gli inchiostri e per le pitture acquerello. E questa superficie liscia inoltre è anche una base perfetta per questi crayon, che sono appunto inclusi nella box. Questi possono essere applicati direttamente sulla carta, e poi si può utilizzare, il fatto appunto che la superficie è quindi liscia permette quindi anche di mischiare insieme i colori, anche con le dita. Perfetto, insomma, questa carta anche per l'aggiunta appunto di acqua, in modo appunto da poter sperimentare in ogni modo questi fantastici pennarelli. E veniamo proprio a loro, che sono questi. Sono praticamente i Marabou Art Crayon, e sono giallo, magenta e viola. Ora vi dico qualcosa su questi colori, perché secondo me sono tonalità sbagliate. Comunque, andiamo avanti. Questi pastelli hanno praticamente un finish liscio come il burro, sono a base di cera e sono appunto dei soft pastel, e praticamente hanno questa, diciamo, questo contenitore, insomma, robusto, e sono praticamente retraibili, quindi questi si praticamente girano, sono quindi retraibili. E inoltre hanno anche la presa qui ergonomica,
e anche questo cappuccio protettivo. Quindi sono uno strumento molto versatile, adatto per una grande varietà di stili di appunto arte, ma anche per tutti i vari tipi di media a base di cera. Loro svolgono bene il loro lavoro su superfici sia con il primer, ma sia anche nude, quindi senza nulla, come la carta, la plastica, il legno, e creano praticamente un pigmento vivido e anche resistente alla luce, e sono anche water soluble, quindi sono anche solubili in acqua, e quindi possono essere utilizzati per creare molte anche sfumature e tocchi di sedere, insomma di brush, e sono anche resistenti ai graffi, insomma. Praticamente si fissano sulla carta dopo 24 ore dalla loro applicazione. Sono dei crayon con cui si può lavorare in moltissimi modi, e si può anche rimuovere o comunque rilavorare sopra a quello già fatto, in molti modi appunto, e in modo appunto da poter esprimere tutti i nostri bei sentimenti. Ed è quindi uno strumento che incoraggia a sperimentare, disegnare, e quindi ci dice che con questo modo i nostri disegni diventeranno un pochino più selvaggi. Io appena ho visto questi colori, anche se di fatto non avevo ben capito che fosse questo un viola e questo un magenta, credevo fosse un rosso, un giallo e un blu, come credo sarebbe stato normale che fossero, perché includere un magenta e un viola, che non mi permettono di creare tante tonalità, quando invece con un rosso e con un blu avrei potuto creare il viola, il verde e più aver avuto anche il blu. In questo modo invece le tonalità che io posso creare sono veramente poche, ma comunque, considerando questi colori, io ho subito pensato a Sailor Moon, perché Sailor Moon è fatta di rosso, giallo e blu, e tra l'altro il tema del mese è proprio Expressive Expressions, quindi i visi. E quindi mi sono detta: disegno Sailor Moon. Poi, quando è stato il momento di disegnarla, mi sono resa conto che questi colori di fatto non erano né rosso e né blu, ma ormai avevo in mente questo. E quindi ho fatto una Sailor Moon dai colori un po' particolari, però mi è piaciuto, però il risultato mi piace molto, nonostante io non avessi una penna nera per l'inchiostrazione. Ho cercato quindi di creare bordi o comunque delle linee un pochino più, diciamo, di contrasto con la matita. Il risultato comunque non è per niente male, e io più che altro questi colori li ho applicati come fossero acquerelli, quindi prima li ho applicati e poi li ho stesi con i water brush. Ho utilizzato un po' anche questo pennello, però in realtà i water brush sono molto più pratici e quindi preferisco molto quelli. E quindi niente, ho creato la mia Sailor Moon viola e magenta praticamente, perché ecco, non è che si possono fare tantissime cose. L'unica cosa è che a volte, come vedete qui per esempio, che in cui appunto io volevo fare delle sfumature, però non ci sono riuscita. Alcune volte questi colori rimangono così e non si sfumano in nessun modo, quindi boh, non lo so. In generale però, come primo tentativo, non è male, e tra l'altro applicare questi colori è molto rilassante, perché scorrono molto bene, è piacevole insomma utilizzarli, si sfumano più o meno bene, si applicano bene, a parte appunto questi problemi qua, non so per quale motivo, però in generale il disegno è carino. Sono riuscita anche a fare il blush, una piccola ombreggiatura qui sulle braccia, insomma, in generale sono soddisfatta. Quindi questo è tutto il consiglio.
contenuto e la mia personale review della box di dicembre. La gomma appunto mi piace tantissimo perché non lascia residui. Per il resto ci vediamo al prossimo video, vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, e di iscrivervi al mio canale. E quindi ciao e al prossimo video!